Distanza di sicurezza ridotta ad un metro invece di due maggiore, potere decisionale, i governatori vanno in pressing. Dopo una lunga giornata di trattative, l'accordo pieno con il governo sulle riaperture dal 18 maggio arriva poco prima delle 22. All'incontro decisivo con l'esecutivo, le regioni si presentano con un documento unitario, la sintesi, arrivata dopo che per ore i presidenti avevano proceduto divisi sul come affrontare la ripartenza. Da una parte chi, come il presidente della Lombardia Fontana, chiedeva linee guida uguali per tutti, dall'altra chi, a partire da Fedriga e Zaia, spingeva invece per una maggiore libertà decisionale. Alla fine la convergenza di tutte le regioni è su un testo che contiene linee di indirizzo per la riapertura delle attività e allo stesso tempo punta al superamento delle criticità dei protocolli INAIL, perché una convinzione comune tra le regioni c'è sempre stata, cioè che le linee guida stilate da INAIL e Istituto Superiore di Sanità sono troppo restrittive. E se l'intenzione dell'esecutivo è prevedere che le regioni possano derogare ad alcuni principi, la richiesta dei presidenti è incentrata su norme facilmente interpretabili e chiarezza sulle responsabilità, anche penali.